Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e come sempre, prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace. Aiutatemi a far arrivare questo canale a più persone possibile. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Oggi è un episodio speciale, è il Christmas Special della versione di Barley. Il Natale è una festa estremamente cinematografica, se pensate non esistono film di Pasqua o di Ferragosto o del primo maggio. E il Natale è anche una festa a cui il mondo della birra ha sempre dedicato delle birre speciali, le cosiddette Christmas Beer, nate in Belgio e poi diventate tradizionali in tutto il mondo. Dietro il Natale c'è una mitologia ricca di simboli che il cinema ha fatto suoi. Simboli materiali come l'albero, il vestito rosso di Babbo Natale o la neve, e simboli anche, chiamiamoli spirituali, come lo stare insieme, la redenzione, il cambiamento, se associamo il Natale anche alla fine dell'anno. A Natale si fanno i conti, si tirano le somme, ci si immerge tra amici e parenti e tutto diventa uno specchio dell'anno appena passato. A volte quello che vediamo riflesso nello specchio ci piace, a volte non ci piace affatto. Per questo il Natale è anche una festa estremamente malinconica. Ho pensato a lungo all'argomento da trattare in questo primo Christmas Special della versione di Barley. Ho fatto una lista di film di Natale che negli anni mi hanno influenzato più di altri e alla fine da questa lista non è uscito solo un film, bensì due film, più un musical di Broadway, più la vera storia di un artista che mi ha sempre commosso per la sua grande intensità. Oggi vi racconto la storia di Jonathan Larson, autore del musical Rent, andato in scena a Broadway la prima volta nel gennaio del 1996, musical che poi è diventato un film uscito nel 2005. Storia di Jonathan Larson, che nel 2021 è stata raccontata nel, secondo me, bellissimo film Tick Tick Boom di Lin-Manuel Miranda, con un bravissimo Andrew Garfield, film che è ancora disponibile su Netflix. Perché ho scelto proprio questo film, questo musical e questa storia come argomento natalizio? Beh, è una scelta che ha molto a che fare con grandi sogni e grandi paure. Vai con la sigla. Camera and motherfucking sound! Partiamo da come ho conosciuto Rent e la storia di Jonathan Larson. Nel 2005 mi trovavo a Los Angeles per inseguire il grande sogno, cioè quello di diventare uno sceneggiatore per il cinema. Il terzo giovedì di novembre negli Stati Uniti è il Thanksgiving Day, cioè il giorno del ringraziamento. Si mangia il tacchino e si fa l'albero di Natale. Ai tempi ero ospite di un amico italiano e di sua moglie cubana che, nonostante vivessero a Los Angeles già da qualche anno, non avevano una grande rete sociale. Quindi quel Thanksgiving lo passammo noi tre da soli, mangiando il tacchino e facendo l'albero di Natale. Immergersi in un'atmosfera natalizia, in quel contesto, lontano da tutto e da tutti, impegnato giorno e notte a cercare di realizzare qualcosa di veramente grande e faticoso, sempre con addosso la paura di fallire, ricordo che mi mise in un mood estremamente malinconico. Quella sera decisi di andare al cinema e nelle sale era uscito il film Rent, diretto da Chris Columbus. Non sapevo niente del film, non sapevo niente della storia né del suo autore, però scelsi proprio di andare a vedere Rent. Il film Rent, in quel specifico momento della mia vita, in quella specifica serata della mia vita, mi spaccò in due. E non è neanche un grande film, però quella storia, quelle musiche, il messaggio intrinseco, cioè no day but today, ora o mai più, il non sprecare neanche un minuto della propria vita e investire tutto quello che hai nell'arte e nell'amore. Ecco, tutto questo messo insieme mi ridusse in poltiglia. Ricordo che piansi tantissimo, ma comunque fu un pianto di calore umano. E come mi è successo altre volte, sempre davanti allo schermo di un cinema, ricordo che mi dissi, chissà che soddisfazione deve essere creare qualcosa di così potente. Quindi, tornato a casa, ho iniziato a cercare informazioni sull'autore di Rent, cioè Jonathan Larson, e ho ricominciato a piangere come una fontana, perché la storia di Larson è di grandissimo impatto emotivo. Jonathan Larson nasce nel 1960 a White Plains, nello stato di New York, e sin da bambino mostra una naturale propensione verso la musica, il teatro e il canto. Suona la tromba, la tuba e il pianoforte, canta nel coro della scuola e fa parte del club di teatro, sempre della scuola. Vince una borsa di studio in recitazione presso la Adelphi University di Garden City, sempre nello stato di New York,
e dopo la laurea decide che nella vita vuole fare l'autore di musical. Siamo nel 1982 e dovete immaginare che a quei tempi riuscire a portare un proprio musical, un proprio spettacolo nei teatri di Broadway era il sogno dei sogni. Era la scalata dell'Everest, era il santo graal di chi voleva lavorare in quel settore. Nel 1957 aveva esordito West Side Story, scritto da Stephen Sondheim, che poi sarebbe diventato un pilastro del musical americano, nonché mito assoluto dello stesso Larson, e musicato da Leonard Bernstein, universalmente riconosciuto come tra i più importanti compositori e direttori d'orchestra della storia contemporanea. Nel 1975 erano usciti A Chorus Line e Chicago. Nell'82 e nell'86 a New York hanno esordito Cats e The Phantom of the Opera di Andrew Lloyd Webber, un altro maestro del genere musical. Ogni anno la città di New York era meta di pellegrinaggio di migliaia di aspiranti, autori, musicisti, performer, ballerini, ma pochissimi di loro ce la facevano. Era un ambiente estremamente selettivo e competitivo. Oggi siamo abituati ai talent show e a vedere tutti questi aspiranti qualcosa mettersi in mostra in televisione davanti a mezzo mondo, ma a quei tempi, se volevi lavorare in quel settore, dovevi andare solo a New York, una delle città più costose e tentacolari del mondo. Tant'è che proprio all'imbocco della Broadway, partendo da Times Square, c'è un enorme billboard con su scritto «If you make it here, you make it anywhere», cioè se ce la fai qui, ce la puoi fare ovunque. Pressioni? Ma no, che volete che sia? Jonathan Larson non viene da una famiglia ricca, quindi per mantenersi a New York e portare avanti il suo sogno di diventare un autore di musical, vive in un appartamento sgangherato del Greenwich Village a Lower Manhattan, insieme a coinquilini più squattrinati di lui, e lavora come cameriere presso il Moon Dance Diner per guadagnare i soldi necessari per l'affitto e le bollette. Larson ha le idee chiare, ha in testa un musical moderno e innovativo dal titolo Superbia. E per scrivere musica e sceneggiatura ci mette 7 anni. 7 inverni senza riscaldamento, 7 anni di panini, mance e caffè al diner, 7 anni passati alla sua pianola a comporre circondato dagli amici più cari. Superbia è una storia di fantascienza ambientata nel 2065. In un mondo dove tutto il quotidiano viene filtrato da schermi televisivi e emozioni fasulle, create via satellite da una ristretta cassa di produttori che usano quelle emozioni finte per ipnotizzare e influenzare il popolo a loro piacimento. Ma un gruppo di ribelli che prova emozioni vere cerca di risvegliare il mondo da questo torpore digitale. Non vi dice niente questa storia? Ragazzi, Jonathan Larson aveva visto il futuro. Superbia parla di Instagram, di Facebook, degli influencer, dell'algoritmo. La vita vera soffocata da quella finta sui social. Larson era stato veramente un precursore. Larson riesce a presentare Superbia durante un workshop a cui vengono invitati produttori di musical e addetti ai lavori. A quel workshop si presentò anche Stephen Sondheim, l'autore di West Side Story, che a quei tempi era veramente il numero uno nel settore. Ma il workshop non andò bene, nessuno si fece avanti per produrre e portare a teatro Superbia. Troppo complicata la storia, troppo futuristico, troppo lontano da tutto quello che era stato il musical fino a quel momento. West Side Story è una rivisitazione di Romeo e Giulietta in salsa portoricana. A Chorus Line racconta le dietro le quinte di un musical. Chicago racconta il jazz, lo swing, mentre Cats e Phantom of the Opera mischiano alla modernità del linguaggio del musical caratteristiche classiche del balletto e della lirica. In un contesto così classico, Jonathan Larson risulta troppo pop. E lo dice lui stesso, lui vuole creare uno spettacolo per la sua generazione, che lui stesso definisce la generazione MTV. Scrive quindi un nuovo musical, e stavolta ci mette solo un anno, musical che parla proprio della sua frustrazione, della fatica di vivere a New York, con pochi soldi e la paura di fallire, ma soprattutto della fatica di vivere in quella sottile linea di demarcazione tra il volercela fare e il dovercela fare. Il musical in questione si intitola Tick Tick Boom, che Larson musica, scrive e interpreta. Ha un discreto successo off-Broadway, cioè il circuito dei teatri indipendenti, e qui facciamo un salto in avanti nel tempo. Perché nel 2021 Tick Tick Boom è diventato un bellissimo film che trovate disponibile su Netflix e che è una visione che vi consiglio assolutamente.
Il film racconta in modo molto appassionato e delicato la storia di Jonathan Larson attraverso la messa in scena di Tick Tick Boom, la faticosa stesura e il successivo fallimento di Superbia, ma soprattutto racconta la sua vita di tutti i giorni, fatta di pochi soldi, tante paure, ma anche tanti amici, tanto amore, sogni e speranze. E, fattore non da poco, questo film parla del virus dell'AIDS. Perché in quegli anni, cioè siamo tra la fine degli 80 e l'inizio dei 90, il mondo viene a contatto con questo terribile virus che si trasmette attraverso i rapporti sessuali. Molti amici di Larson si ammalano e muoiono di AIDS. Questo è un capitolo della sua vita che risulterà fondamentale per la stesura di quello che non sarà solo il suo primo musical di successo, ma sarà un vero e proprio musical di rottura tra passato e futuro. Piccola nota sul film Tick Tick Boom, il regista Lin-Manuel Miranda ha avuto una storia molto simile a quella di Jonathan Larson. La gavetta, le difficoltà, il doversi adattare alla città di New York e proprio per questo tratta il personaggio e l'argomento con grande tenerezza e trasporto. Ma torniamo negli anni 90, esattamente tra il 91 e il 94. È proprio Stephen Sondheim a dare a Larson il consiglio che gli switcherà definitivamente la testa. Sondheim infatti gli fa notare che Tick Tick Boom come musical è superiore a Superbia perché parla di cose che Larson conosce, perché parla della sua vita. Sondheim capisce che il talento di Larson è quello di raccontare la realtà. Larson si mette subito al lavoro e scrive un adattamento in chiave moderna della Bohème di Puccini, adattamento che intitola Rent. Di cosa parla il musical Rent? Parla di un gruppo di amici, tutti aspiranti artisti, che condividono i sogni, i progetti, le difficoltà quotidiane, la paura di non farcela, di dover tornare a casa con il peso del fallimento addosso. Parla della continua lotta tra sogno e realtà. Il sogno di diventare un grande musicista, o regista, o performer, o scrittore. E la realtà che ogni mese bussa alla porta perché vuole che gli paghi l'affitto. E gran parte della storia è ambientata proprio durante le vacanze di Natale. E non è un caso, perché Jonathan Larson lo sa che il Natale è quel periodo dell'anno in cui vedi solo i traguardi che non hai ancora raggiunto, che sono lì che ti guardano da lontano e che ti dicono «Vabbè, dai, magari l'anno prossimo». Ma il Natale è anche quel momento in cui lo stare con gli amici, con le persone a cui vuoi bene, che ti vogliono bene, vale di più. Perché ti danno forza, perché l'unione di intenti ti spinge a fare di più, a dare di più. La storia, come ho detto prima, è un adattamento piuttosto fedele della storia della Bohème di Puccini. Ma quello che rimane di più del musical Rent sono assolutamente le musiche. Rent è un musical rock, davvero un musical per la generazione MTV. Le fonti di ispirazione sono Elton John, Yahoo, Billy Joel. E oltre alle difficoltà materiali di sopravvivere a New York cercando di vivere della propria arte, sullo sfondo dello spettacolo c'è la tragedia dell'AIDS, che colpisce alcuni dei protagonisti e che rimane come sottotesto per tutto lo spettacolo. Oltre alla sfida di farcela nell'arte, c'è la sfida di sopravvivere a questo terribile virus. E quando dico sopravvivere, non vuol dire solo cercare di morire il più tardi possibile, ma vuol dire anche da un punto di vista di dignità, perché l'AIDS in quel periodo era un virus che veniva usato anche come giudizio sulle persone, soprattutto sulle persone omosessuali o con una sessualità promiscua. Lo spettacolo è ricchissimo di canzoni indimenticabili, come l'Overture, la famosissima Seasons of Love. È una canzone che si chiede come lo possiamo misurare un anno, cioè oltre al tempo, che unità di misura possiamo usare per misurare un anno. E Jonathan Larson dice che un anno può essere misurato in tazze di caffè, in quante volte hai riso, in quante volte hai pianto. C'è la title track Rent, super rock e super coinvolgente. La romanticissima Light My Candle, la super emozionante Another Day, la straziante Without You, o l'irriverente Out Tonight, o la divertentissima La Vie Bohème, ce n'è per tutti i gusti. Tango Maureen, Take Me or Leave Me, I'll Cover You, che forse è la più bella canzone d'amore mai stata scritta, e la super toccante Life Support, che è una canzone che viene cantata durante appunto un gruppo di supporto di malati di AIDS, che si dicono riuscirò a sopportare tutto questo, continuando a vivere ogni giorno la mia vita come se niente fosse. Perché il tema portante di questo musical è appunto il no day but today, cioè il non sprecare neanche un attimo della propria vita. E nello spettacolo questo tema prende due connotati, cioè quello dell'artista che non deve mollare mai per raggiungere il proprio sogno e quello del malato di AIDS che non deve mollare mai, perché finché è vivo è giusto che viva appieno la sua vita.
Lo spettacolo viene presentato al New York Theatre Workshop nel 1994 ed è un successo istantaneo. Viene prodotto per il teatro dallo stesso New York Theatre Workshop e dal produttore Jeffrey Seller. Ci vogliono 2 anni per assemblarlo e finalmente il 25 gennaio del 1996 lo spettacolo è pronto a esordire proprio nel teatro del New York Theatre Workshop. Ma quella stessa mattina del 25 gennaio 1996, Jonathan Larson muore per una dissezione aortica, una minuscola lacerazione dell'aorta che impedisce al sangue di entrare dentro il cuore. Jonathan Larson non vedrà mai la prima del suo spettacolo, non vedrà mai le più di 5.000 repliche in 12 anni del suo spettacolo, repliche che lo hanno reso l'ottavo musical di maggior successo della storia. Non vedrà mai il premio Pulitzer che Rent ha vinto proprio nel 1996. Jonathan Larson ci lascia in eredità una storia molto triste, ma anche molto intensa. Nonostante il tristissimo epilogo, è la storia di un grande sogno che è diventato realtà. E non è diventato realtà all'improvviso, ma è diventato realtà attraverso il lavoro, attraverso gli sforzi quotidiani, attraverso la sofferenza e lo stare insieme. Perché Rent è la storia di Jonathan Larson e di tutte le persone che gli hanno voluto bene. Per questo ogni Natale mi capita di pensare a questo personaggio, a Jonathan Larson, perché almeno per me è un personaggio di grande ispirazione, è un grande simbolo di tenacia. Come faccio a sapere tutte queste cose su Jonathan Larson? Le so perché io ho un'edizione speciale del DVD del film di Rent, dove c'è un bonus disc con all'interno un documentario che si intitola proprio No Day But Today, documentario che è stato realizzato con le ore e ore di girato che Jonathan Larson ha fatto con una piccola telecamera del suo quotidiano. Quindi lo vediamo a casa sua con i suoi amici, lo vediamo alla pianola mentre compone, e c'è una scena tristissima in cui lo vediamo licenziarsi dal diner pochi giorni prima l'esordio di Rent, perché appunto non avrebbe avuto più bisogno di lavorare in quel ristorante. Assolutamente non volevo rattristarvi con questa storia, anzi volevo raccontarvi una storia di grande calore e di grande emotività, perché il Natale non è solo regali e festeggiamenti, ma per me è anche un momento di grande autoanalisi. Tornando al tema principale di questo podcast, quindi che cosa vi consiglio di guardare questo Natale? Io vi consiglio un'accoppiata che secondo me vi emozionerà da matti, cioè vi consiglio di guardare Tick Tick Boom, il film sulla vita di Jonathan Larson disponibile su Netflix, e subito dopo vi consiglio di guardare su Amazon Prime Video l'ultima replica dello spettacolo di Broadway Rent, andata in scena il 7 settembre del 2008, che è stata filmata live e che è appunto disponibile su Amazon Prime Video. È disponibile a pagamento, sono quasi 4 euro, ma vi assicuro che sono soldi ben spesi. Dopo questa puntata, dai, abbastanza emozionante, è il primo Christmas Special della versione di Barley. Che cosa abbiniamo a questa storia, a questo personaggio? Beh, ovviamente abbiniamo una birra di Natale. Come ho detto all'inizio del video, in Belgio le birre di Natale sono tradizionali. Fondamentalmente sono delle tipiche birre belga, come una double o una triple o una classica Belgian Strong Ale, a cui vengono aggiunte delle spezie che possiamo definire come tipiche dei dolci natalizi, come può essere la cannella, il chiodo di garofano, l'anice. Questa tradizione di produrre delle birre speciali per il Natale poi è diventata tradizionale in tutto il mondo, anche in Italia, e anche noi del birrificio Busa dei Briganti quest'anno abbiamo fatto una birra di Natale, che si chiama Klausenberg, dedicata a Heisenberg, cioè Walter White, il protagonista di Breaking Bad, ed è una double fatta con una pasta di datteri. La double, l'ho già detto altre volte, è semplicemente una birra belga di gradazione alcolica medio-alta, in questo caso siamo sugli 8 gradi e mezzo, e si chiama così perché sul tank di fermentazione in passato venivano dipinte 2X proprio per segnalare che in quel tank c'era una birra di gradazione medio-alta, quindi 2X double. Come è giusto che sia, nel bicchiere si presenta di un ambra scuro molto intenso, con una gran bella schiuma, perché è una birra molto zuccherina e più zucchero c'è più schiuma fa.
Al naso è molto evidente il lavoro del lievito, della Double, che ricorda quello della frutta sottospirito. In bocca la bevuta è molto warming, nel senso che l'alcol si sente. È dolce all'inizio e molto secca alla fine. E questa secchezza e questa dolcezza è dovuta alla pasta di dattero. Quindi la triste ma incredibile storia di Jonathan Larson, più Tick Tick Boom su Netflix, più l'ultima replica del musical Rent su Amazon Prime Video, tutto abbinato alla Klausenberg del birrificio Busa dei Briganti, per un Natale che vi auguro sia super bello ed emozionante, pieno di cose meravigliose. E da un emozionato la versione di Barley è tutto. Buona visione, buona bevuta, buon Natale e non fermatevi alla prima.